Ciao amici di MyFastBook, bentornati a Mettiamo un libro sotto l'albero. Se avete un'amica, madre di famiglia come voi o come me, che frequentate magari a scuola perché i vostri figli sono nella stessa classe, questo racconto di Natale è quello che fa per voi. Scritto da Giacomo Papi e edito da Einaudi, I fratelli Christmas, un racconto di Natale allegro e vivace, e con due bambini, uno di 9 e uno di 12 anni, che saranno gli eroi del nostro racconto. È la notte del 24 dicembre, ma il vecchio Nicholas Christmas, alias Babbo Natale, non può consegnare i regali, ha una febbre da cavallo e una tosse spaventosa. Se uscisse al gelo, sentenzia l'elfo dottore, ci lascerebbe le penne. Così, a malincuore, l'incarico viene affidato a Luciano, il fratello minore di Nicholas. I due hanno litigato anni prima perché Luciano è un eguagliatore. Per lui tutti i bambini sono uguali e vuole portare a ciascuno lo stesso numero di doni. Mentre lo gnomo orologiaio rallenta il tempo, Luciano e Efisio, il nano picchiatore, partono a bordo della slitta volante. Ma l'abito industriale dei giochi Panicus Flinch, che trama per impadronirsi del Natale, ha sguinzagliato sulle loro tracce le feroci valchirie. Ad aiutare Luciano ed Efisio saranno Maddalena e suo fratello Pietro, due bambini di 9 e 12 anni. Per portare a termine la missione c'è bisogno del loro coraggio. Questo è un bellissimo libro da mettere sotto l'albero per un'amica speciale conosciuta a scuola. Auguratele anche da parte mia, buona lettura e buon Natale!